Samuel Gustafsson, intanto benvenuto, sei partito, hanno ufficializzato il tuo trasferimento, poi sei partito subito per il ritiro, come ti stai trovando con il nuovo gruppo? Grazie, sto trovando bene, è un gruppo bello, ho anche imparato l'italiano un po' in questi 2 anni, quindi è più facile adesso trovarmi bene in un gruppo nuovo. Ecco, come sta andando anche sul campo, con gli allenamenti, con le partite, come stai trovando insomma all'interno degli schemi di mister Fabio Grosso? Molto bene, penso che le mie caratteristiche e quelli che sono chiesti al mister della società, quindi assolutamente bene. Quindi prima di lasciarti ai colleghi ti chiedo, sei molto giovane, però l'anno scorso un campionato, una seconda parte di campionato protagonista col Perugia, hai conosciuto bene la Serie B, che campionato sarà? Vediamo, spero che diventi un campionato bello per l'Elas Verona. Sei arrivato a Verona con la formula del prestito dal Torino, una grande piazza come quella di Torino, in un'altra grande piazza come quella di Verona. Cosa hai imparato in questi primi giorni da giocatore dell'Elas? No, come hai detto, una piazza veramente calda, importante. Certo, un onore per me stare qui e come ho detto mi sto trovando bene, spero di farlo tutto l'anno. Ieri c'è stata la finale della Coppa del Mondo e hai un allenatore che ha vinto questo trofeo ambizioso nel 2006, che effetto ti fa avere Fabio Grosso come tuo allenatore? No, sono stato un settimana insieme a lui in campo, c'ho tanto rispetto per lui, ovviamente è stato un grande giocatore e anche sta dimostrando anche un grande allenatore. Ti descrivi ai tuoi nuovi tifosi? Che giocatore è Gustafsson? Sì, vediamo in campo. No, ma sono un giocatore che piace giocare la palla, piace lavorare insieme ai miei compagni e trovare soluzioni con loro. Sì. Tu sei un centrocampista, in questo momento Fabio Grosso sta provando un centrocampo a tre, dove tu sei alla destra di Fossati. È questa secondo te la soluzione migliore per le tue caratteristiche? Diciamo che il ruolo è il ruolo, come si dice? Relativo. È relativo, esatto. Come abbiamo giocato adesso, muoviamoci tanto in campo, quindi diciamo il ruolo è più o meno a destra, dipende della situazione e tutto, quindi muoviamoci e troviamo soluzioni insieme. Anche perché mister Grosso sta dimostrando in questi primi giorni di ritiro che ha sì una base tattica, ma al tempo stesso cambia spesso e volentieri anche a gare in corso. Sì, sì. No, lui lavora più con i principi di gioco e tutto così, e per me è benissimo. Ultima domanda per me, che campionato è la Serie B? Tu che l'hai già conosciuta, tu che hai fatto bene anche a Perugia, che campionato attende il Verona? No, l'anno scorso almeno è stato un campionato diciamo duro, tante partite difficili, quindi è un campionato lungo e duro, ma anche bello. Senti, in questi giorni abbiamo visto siti e giornali, magari li leggi anche tu, hai visto, magari hai sentito che Samuel Di Camine è stato fatto un'offerta del Verona, o comunque c'è un interessamento, tu che lo conosci, che giocatore è, magari se speri di ritrovarlo come compagno di squadra a Verona. Di Camine è un giocatore forte ovviamente, ha fatto tanti gol l'anno scorso e io mi sono trovato bene con lui, quindi è un giocatore forte. Un'altra cosa volevo chiederti, se hai visto i mondiali, che idea ti sei fatto, qual è il tuo giudizio complessivo sul risultato finale e poi anche dal tuo punto di vista cosa hai visto di bello e cosa no? È tutto il mondiale o sono solo sì, il finale? In generale. No, la Svezia ha fatto ovviamente un gran mondiale, poi c'è sempre squadre che giocano un calcio fantastico a mondiale, io trovo motivazione nel vederla. Quindi,
stato bello. Ultima battuta, è una sfida in famiglia anche per te, perché ricordiamolo, anche tu sei un fratello che gioca anche lui nel calcio professionistico, tu devi dimostrare di essere più forte qui a Verona. Sono più forte, tranquilli. Ultima domanda, c'è un giocatore magari a cui ti ispiri? No, ho capito. C'è un giocatore a cui ti ispiri, un idolo che hai? No, non so, difficile. Tanti giocatori forti. Pirlo, un italiano che mi piace tanto. Ed è veronese invece che hanno, scusami, degli svedesi che hanno vestito la maglia dell'Hellas, chi conosci e magari ci hai avuto modo di parlarci anche di questa tua avventura in giallo-blu? Lo so che Filip Lander è stato qui, ma non lo conosco troppo bene, so chi è, ma non ho parlato con lui. C'era anche Robert Pritz, che insomma, okay, ha fatto la okay storia della nazionale svedese e anche buona parte della storia del calcio italiano. E i colori sono gli stessi, no? Quindi perfetto.